Buonasera a tutti da parte mia, Alessandro Magnasco e dei miei colleghi. Il primo brano che avete ascoltato era il celeberrimo Nuovo Cinema, tema principale, del Nuovo Cinema Paradiso, composto dal grande Ennio Morricone. Ora vi facciamo ascoltare un brano un po' meno conosciuto, è la colonna sonora del film Moulin Rouge. Di film con questo titolo ne sono stati realizzati svariati. Diciamo che questo è l'ultimo in ordine temporale, quello che aveva come protagonista Nicole Kidman. Siamo all'inizio degli anni 2000, quando i produttori di questo film decisero di realizzare appunto una pellicola con l'idea di riportare in auge quella tipologia di film che aveva la musica come protagonista, quindi il musical. Per questo motivo essi diedero mandato ad alcuni dei musicisti pop più importanti dei nostri giorni di realizzare i diversi brani per accompagnare e sottolineare musicalmente la trama del film stesso. Il tema principale, quello che ascolterete questa sera, quello che si intitola appunto Tango di Roxanne, è stato composto da Sting. Thank you.
Il prossimo brano ha una piccola storia, un piccolo aneddoto che ci piace condividere con voi. Parliamo della colonna sonora del film La Stangata. Abitualmente succede che si decide di realizzare un film, si scelga ovviamente la sceneggiatura, quindi la storia, si scelgano gli attori, il regista e si sceglie ovviamente anche un musicista, un compositore, lo si incarica di realizzare la colonna sonora, come dicevo prima, per accompagnare e sottolineare i momenti più importanti della trama narrativa del film stesso. La maggior parte delle volte questi musicisti incaricati realizzano ex novo, cioè producono, ispirandosi a quella che è la storia, realizzano dei brani. Alcune volte e si decidono di prenderli in prestito da quello che è l'enorme patrimonio della storia della musica, e fino qua niente di male. Perché vi ho fatto questo cappello introduttivo? Semplicemente per il fatto che nel caso del tema principale del film La Stangata, il signor Heimlich, il compositore incaricato appunto di realizzare la colonna sonora, decise di prendere in prestito il brano, però tralasciò di dire che l'aveva preso in prestito e lasciò fare alla buona fede delle persone che pensavano che fosse un brano originale suo. Dopo diversi mesi, questo brano, essendo indiscutibilmente molto orecchiabile e piacevole da ascoltare, divenne ospite fisso della Hit Parade, mettiamola così, dei brani più ascoltati, e a quel punto, ovviamente perché è difficile che nessuno si accorga di un plagio, si scoprì che il brano non l'aveva scritto il signor Heimlich, ma l'aveva scritto Scott Joplin, e che non era stato scritto negli anni 70 come si pensava, ma che era stato scritto una settantina di anni prima. Siamo nel 1903, anno più, anno meno. Questo brano è appunto stato composto dal signor Joplin, che è in due parole descrivibile come il nonno del jazz. Quindi facciamo ascoltare di Entertainer, Scott Joplin, la colonna sonora del film La Stangata. Thank you.
Ovviamente in un concerto dedicato alla musica da film non si può non suonare un qualche cosa del grande Nino Rota, e ovviamente suonando qualche cosa del grande Nino Rota non si può non ricordare l'importantissima collaborazione che egli ebbe col maestro assoluto del cinema, il grande Fellini. Non a caso i due brani che stiamo per eseguire sono altrettante colonne sonore per film realizzati da Fellini. Saranno nell'ordine Amar Chord e La Dolce Vita, verranno eseguiti senza soluzione di continuità. Amar Chord è quasi un film autobiografico. Fellini ci racconta la sua infanzia passata nella città natale Rimini. La Dolce Vita, beh, credo che non abbia bisogno di presentazione, un film che ha fatto storia, un film che magari per le persone un po' più grandine, allora non pretendo che i teenager possano ricordarlo, però insomma direi che dai 40 anni in su tutti almeno si abbia avuto la possibilità di vedere almeno una volta questo film storico, dal bagno nella fontana a tantissime altre immagini che ci rimangono sicuramente nell'anima. Vi dico due curiosità, magari quello non ci avete mai fatto caso, questo forse potrebbe essere un qualche cosa di nuovo. Amar Chord, no, La Dolce Vita, parliamo della Dolce Vita. Della Dolce Vita possiamo dire per esempio che ha creato due neologismi, cioè due parole nuove, due modi di dire che attualmente non esistevano prima. Il Dolce Vita, quel capo di abbigliamento, quel maglioncino un po' a collo alto, magari adesso non è il periodo più indicato dell'anno, però non avete mai pensato da dove nasce la parola? Nasce proprio dal fatto che questo capo di abbigliamento era uno dei più utilizzati dal protagonista del film, che metteva spesso questo tipo di maglioncino. Il protagonista del film, che faceva il giornalista e che spesso si trovava a lavorare fianco a fianco con un fotografo, il fotografo che oggi definiremo un fotografo dedicato al gossip, agli scoop, a qualche cosa un po' di mondano. Questo fotografo si chiamava nel film Paparazzo, anche questo è un neologismo. Amar Chord, La Dolce Vita. Thank you.
Ritorniamo a Morricone, il compositore con il quale abbiamo iniziato. Vi facciamo ascoltare due brani, anche se senza soluzione di continuità. Sono l'ordine C'era una volta all'West, uno dei temi principali, e La leggenda del pianista sull'oceano. Thank you.
Ora vi facciamo ascoltare un brano che non nasce per essere una colonna sonora, ma che lo è diventato decisamente. Parliamo di un tango, parliamo forse di una delle icone del tango, cioè di quei brani che maggiormente rappresentano la tipologia di musica alla quale si riferiscono. Questo brano è stato composto da Carlos Gardel, è un tango tradizionale, quindi il tango fatto per essere ballato durante le milonghe, che sono queste maratone di danza, giusto per aiutarvi a capire il tango per gli argentini, gli uruguayani, è una ragione di vita, non è soltanto una danza, è una filosofia di vita. E quindi tutti i compositori di tango sono dei maestri di grande, che godono di grande rispetto e di grande fama. Carlos Gardel è in assoluto uno dei grandi musicisti che si siano dedicati a questo tipo di musica, e questo brano sicuramente è uno dei suoi punti più alti. Stavo dicendo che è diventato una colonna sonora, pur non essendo, troviamo questo brano in tantissimi film e telefilm, lo troviamo in Scent of a Woman, Profumo di donna, lo troviamo in Through Life, lo troviamo in Sex and the City, serial televisivo, in moltissime altre occasioni, proprio perché molto spesso quando è prevista una scena di danza all'interno del film e quando questa danza è un tango, se ci fate caso ascolterete Por una cabeza. Due brani di Ennio Morricone, un piccolo grande brano, C'era una volta in America, uno dei temi più conosciuti, più famosi, e
un altro che è l'icona degli spaghetti western, cioè i western all'italiana, il buono, il brutto e il cattivo. Questo brano ci aiuta a capire una delle peculiarità della composizione di Morricone. Morricone è in grado di descrivere, di connotare i personaggi, la trama musicale dei film con pochissime note, con pochissimi timbri, quindi con pochissime voci strumentali. E il buono, il brutto e il cattivo è decisamente la spiegazione e la dimostrazione di questo. Se ci fate caso, guardando il film, noterete che tutte le volte che i tre personaggi, il buono, il brutto e il cattivo, compaiono all'interno del film stesso, si sente questa piccolo, diciamo una parola molto semplice, questo piccolo jingle, che poi in realtà è un inciso musicale, sono due note. Due note che sono affidate a strumenti diversi. Uno per il buono, uno per il brutto e uno per il cattivo. Questo per farvi capire proprio il minimalismo dell'idea musicale di Morricone, quando poche note sono utilizzate in modo intelligente e riescono a fare una grande musica. C'era una volta in America e il buono, il brutto e il cattivo.
in assoluto il più grande compositore che si sia dedicato alla produzione di musica da film. È considerato John Williams. Magari non tutti lo conosciamo come nome, ma posso aiutarvi dicendo che è colui il quale ha realizzato la colonna sonora della saga di Indiana Jones, di Guerre Stellari, di tantissimi film epici prodotti a Hollywood. Forse potrebbe venire spontaneo chiedersi la motivazione per la quale noi, dopo una presentazione del genere, si sia deciso di inserire solo un brano all'interno del programma composto appunto da John Williams, cioè Schindler's List. La spiegazione è molto semplice. Quello che dicevo prima di Morricone, la capacità di fare della grande musica col poco, purtroppo non vale per John Williams. John Williams è figlio di Hollywood, è sempre stato abituato, per fortuna sua, ad avere compagini orchestrali molto importanti, ad avere a disposizione una varietà timbrica, cioè di voci musicali, direi quasi inesauribile, e questo ovviamente va ad influenzare quella che è la sua tipologia di composizione. John Williams è un signore che è riuscito ad accompagnare dal vivo la proiezione di un film dirigendo una cosa come 250 musicisti nello stesso momento, andando perfettamente in sincrono con quello che era la proiezione del film stesso, un po' come si faceva agli albori col pianista, vi ricordate? Ogni tanto all'inizio del Novecento troviamo ancora delle immagini del pianista che suona per accompagnare il film muto. Tutto per dire che cosa? Che per nostra sfortuna la musica di John Williams non si riesce a liofilizzare in quattro poveri strumentisti, e quindi l'unico brano che riusciamo ad eseguire senza andare a violentarne la natura e l'idea è appunto Schindler's List, che è uno dei capolavori assoluti comunque di John Williams. Concludendo, possiamo dire che se John Williams, come ho detto, è figlio di Hollywood, forse Morricone è figlio di Cinecittà e quindi della nostra famosa e proverbiale capacità di arrangiarsi. Schindler's List. Thank you.
Facciamo ascoltare ora la danza di Zorba, un sirtaki, la colonna sonora del film Zorba il Greco. In realtà il sirtaki nasce proprio con questa musica. Magari molti di voi potrebbero pensare che il sirtaki sia una danza che affonda le proprie origini nella, come del resto la storia ellenica, nella notte dei tempi. Paradossalmente no, il sirtaki è nato l'altro ieri rispetto a quella che è la grande storia della Grecia, e nasce proprio per essere una colonna sonora inventata da Theodorakis, che vinse l'Oscar della musica con questa composizione. Nasce in realtà non dal niente, nasce dall'unione di due danze, di due ritmi di danza, quelli sì, che vanno ad affondare la loro storia nell'età assolutamente antecedenti, una lenta e una più veloce. L'alternanza di queste due musiche porta alla nascita del sirtaki, alla nascita della danza di Zorba. Ci avviciniamo alla fine, gli ultimi brani. Vi facciamo ascoltare ora New York, New York. Visto che il maestro Gardella si è riposato a una certa età, ogni tanto ha bisogno, come diciamo noi di Genova, di prendere il in the show, di prendere un po' di fiato.
Io so che loro no. Pizzicano. Allora, New York, New York. Chiudiamo il concerto con due brani di Astor Piazzolla. Sono in assoluto i due brani più conosciuti, più eseguiti di questo compositore sudamericano che ha avuto un crescente successo negli ultimi decenni. Piazzolla nasce come tutti gli argentini, come musicista dedicato in parte anche al tango, ma poi inventa un nuovo modo di intendere il tango nuovo, il tango fatto per essere ascoltato e non più per essere solamente ballato. Questa cosa creò non pochi problemi al compositore stesso, che per ben due volte fu costretto ad abbandonare Buenos Aires, centro della vita musicale dell'Argentina, per andare a New York, città sicuramente più aperta e disponibile ad un'innovazione, ad una violenza musicale di questo genere. Come vi dicevo prima, parlando di Bruna Cabeza, il tango non è soltanto una musica, il tango è una filosofia, una ragione di vita. Quindi pensate, levare la danza da una musica per danza, che cosa può significare? Vi facciamo ascoltare Oblivion, brano conosciutissimo, l'avrete già ascoltato in
2 milioni di versioni, usando una parola da musica leggera, in 2 milioni di arrangiamenti. Magari però non tutti sanno che Oblivion è una colonna sonora, magari non tutti sanno che con questo brano Piazzolla ebbe l'onore di avere la nomination al Music Award, che è l'equivalente dell'Oscar della musica. L'ultimo brano, Libertango, ancora più famoso, più conosciuto, più eseguito di Oblivion, colonna sonora del film Frantic, cantato in originale da Grace Jones, siamo intorno al 1978, anno più anno meno, con questo brano. Piazzolla ebbe il grandissimo onore di vincere il Music Award, come detto prima, l'Oscar della musica. Thank you.
Andrea Capitano, di nuovo. Grazie per averla, grazie. Leo Carini. Gianluca Campi.